Spesse volte gli artisti si ispirano anche ad opere letterarie. Io mi sono ispirato ai canti orfici di Dino Campana, che diceva fabbricare, fabbricare, fabbricare. E ho elaborato un testo riscritto che dice lavorare, 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 preferisco l'umore del mare. Con questo testo è stata realizzata una scultura di 10 metri a San Benedetto del Tronto, in acciaio, colorata sul mare, che è diventata il simbolo della città. Quest'anno ho avuto voglia di trasformare quest'icona in una scultura più fruibile, trasformare questo oggetto pesantissimo in un oggetto da tavolo. Pensando alle varie tecniche, alla fusione in bronzo, ho trovato invece questa possibilità di realizzarla in 3D, in materiali di origine vegetale, e Caracol ha realizzato questo modellino che abbiamo fatto in 200 esemplari. Oggi col 3D, oltre alla possibilità di fare direttamente i colori, consente anche dei virtuosismi tecnici che in genere altre tecniche non consentono, anche per realizzare modelli grandi di sculture che prima si dovevano fare a mano, in legno, in plastilina, eccetera. Si ottiene anche quell'altro risultato che in arte si vorrebbe sempre raggiungere, la possibilità di avere un oggetto a un costo razionale e quindi diffonderla. Questa scultura può essere venduta a un prezzo ragionevole. Quindi io sono rimasto molto soddisfatto e sto dando il via anche nuove iniziative in questo campo, sia in dimensioni piccine che anche in dimensioni grandi.